Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Politica regionale in apertura, grandi manovre all'interno del centrosinistra maggioranza di governo in regione per ricucire eh, la frattura con eh, i tre dissidenti, eh, vale a dire Olivieri, Gerosolimo e Monticelli, che hanno procurato non pochi grattacapi al governatore eh, D'Alfonso. Proprio D'Alfonso ha avuto un incontro con Luciano Monticelli per cercare appunto di... Eh, ricomporre eh, la spaccatura, allora andiamo a sentire l'intervista Monticelli realizzata da Paolo Renzetti. Monticelli è tornato il sereno con il governatore D'Alfonso dopo l'incontro di ieri? Ieri sera è stato un incontro importante, forte, leale, trasparente, ma credo che un po' il percorso da, da, da fare è ancora un po' lungo, ci sono ancora temi importanti cui dobbiamo capire meglio qual è l'azione di questa regione e poi cambiare metodo siamo rimasti soddisfatti a metà, diciamo così ci aspettavamo qualcosa in più però credo che la possibilità di, di incontrarsi di venire a una soluzione migliore credo che ci siano tutti i presupposti però ripeto, il lavoro è ancora tanto da fare perché eh, permetteteci non è che abbiamo voluto giocare abbiamo posto delle condizioni importanti sul medo, sulla conoscenza delle attività che la Giunta vuole fare e del riconoscimento sul territorio anche di chi opera a livello regionale come i consiglieri regionali Monticelli cosa dovrà accadere in concreto per farvi eh, tornare a pieno titolo a far parte della maggioranza in consiglio regionale? No, abbiamo posto dei problemi quelli sulla sanità eh, ricordiamo una ferita aperta ancora sulla questione dei punti nascita, sulla cultura. Questa mattina abbiamo incontrato le associazioni per discutere quelli che sono i finanziamenti da parte della regione che devono dare le associazioni. Non siamo contro l'ISA eh, o contro l'Abruzzo Engineering, però l'Istituto Sinfonico Abruzzoese deve capire che ci sono altre associazioni importanti che fanno cultura sul territorio e su Abruzzo Engineering ci sono tanti lavoratori delle compartecipate della Regione Abruzzo di cui hanno il e la, 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 abbiamo noi il dovere di far conoscere quale sarà il loro futuro. Ecco, sono cose importanti che ancora riceviamo il totale eh, accordo, quindi secondo me siamo sulla buona strada, però è ancora lunga, eh, non, non si chiude in, in poche ore, in pochi minuti. Ed ora apriamo la pagina dedicata al caso Mare Inquinato. Eh, resta il divieto di balneazione a Fosso Pretaro al confine fra Francavilla al mare e Pescara. Dunque i dati dell'ARTA non sono ancora conformi ai limiti di legge, anche se sono in via di miglioramento. Resta la delusione del primo cittadino di Francavilla al mare, Antonio Luciani, che comunque. Eh, parla di una eh, stagione estiva eh, con numeri da record per la sua città. Andiamo a vedere il servizio. Resta in vigore il divieto di balneazione a sud e a nord di Fosso Pretaro nei comuni di Francavilla al Mare e Pescara. Il tratto di mare francavillese, dalle analisi dell'arte effettuate il 14 agosto, i cui risultati sono arrivati oggi, a 100 metri dalla costa, risulta ancora non conforme ai limiti di legge, con un valore di enterococchi di 3.000, mentre il limite è a 200, e di escherichiacoli di 2.500 rispetto ad un limite fissato dalla normativa in 500. Nel tratto di mare Pescarese a nord, situazione simile, con i valori identici per gli escherichiacoli e inferiori per gli enterococchi. Più prossimi ai limiti di legge i valori a 6 metri dalla riva, fatto che fa ben sperare per le prossime analisi dell'ARTA, che sta eseguendo nuovi prelievi fatti a distanza di due giorni l'uno dall'altro. C'è da dire che c'è un trend di miglioramento perché dall'analisi del 10, qua siamo arrivati dopo il 12, a quella del 14 si vede un trend positivo nel senso che i valori si stanno abbassando, però dobbiamo dire onestamente che non sono ancora nella norma, quindi il divieto di balneazione permane. Diceva tutto questo non può inficiare una stagione turistica a Francavilla con numeri da record, domani ci sarà eh, la festa di San Franco, la grande conclusione con i fuochi, ma è stata un'estate con presenze in aumento a Francavilla. Sì, le presenze in aumento sono confermate oltre che dai dati addirittura che abbiamo visto a livello nazionale ma dai vari operatori che ci dicono ci, ci fanno rilevare un assoluto incremento delle, delle presenze. Si iniziano a vedere, questo lo dico come nota eh, anche io di colore, si iniziano a, a rivedere i turisti tedeschi, eh, turisti di altre eh, nazionalità. Eh, io personalmente ho avuto modo di constatare questo, questo afflusso, quindi sta andando tutto nel migliore dei modi, una bella estate francavillese, il 2015 sarà ricordata veramente come una bellissima estate. E nelle prossime ore ci sarà Gloria Gaynor a Francavilla? Eh sì, oggi ci sarà il concerto dell'unica data italiana di questa artista statunitense, Gloria Gaynor, la stiamo aspettando, già, ha già postato sulla sua pagina di Facebook già stamattina a Roma, quindi fra poche ore sarà qui e ci aspettiamo tutti un concerto fantastico. C'è delusione anche da parte degli operatori balneari per il divieto di balneazione che, ovviamente, ha un po' rovinato la festa di Ferragosto e rovinerà, eh, come abbiamo sentito dai dati dell'ARTA, anche la festa per, la, eh, per il santo patrono San Franco. Dunque, andiamo ad ascoltare adesso Riccardo Padovano della Confesercenti. Il 15 di agosto purtroppo abbiamo avuto i cartelli con il divieto di balneazione. Questo è stato un danno che sicuramente è stato causato dal, dall'uomo dall e quindi noi chiediamo Sicuramente il prossimo futuro è un potenziamento degli impianti di depurazione, ma un'attenzione legata proprio a questo discorso per quanto riguarda la difesa ambientale. Certo, il danno ambientale è notevole, non è notevole soltanto ai fini dell'attività economica delle nostre infrastrutture, ma all'immagine di tutto il comparto. Dire che eh, mettere i cartelli il 14 di agosto sulle aree dell'area metropolitana e pescare Francavilla-Montesilvano significa danneggiare l'immagine di tutto l'Abruzzo. Noi come operatori economici dobbiamo mettere intorno al tavolo, insieme ai tecnici e ai politici, di affrontare questo tema perché non si può danneggiare un tratto di costa perché i depuratori sono insufficienti, allora bisogna fare investimenti per potenziare queste depurazioni. D'altronde parliamo di un inquinamento batterologico, quindi è un problema risolvibile, non si può aspettare l'estate per mettere i cartelli. Vincenzo Dell'Aquila, il bagnino di questo tratto di spiaggia dove c'è il divieto di balneazione, per lei in questi ultimi giorni c'è poco lavoro? Sì, eh, anche perché per il fatto che i bagnanti vengono eh, da me a chiedermi il motivo perché c'è il divieto di balneazione e eh, se possono fare il bagno. Per me il mare, come potete vedere, adesso è pulito. Il divieto di balneazione per me lo possono togliere perché per me è una presa in giro. Forse due o tre settimane fa dovevano mettere questo divieto. E psicosi da inquinamento del mare che ha condizionato anche il ferragosto a Pescara che comunque ha registrato una buona presenza sulle spiagge. Che ferragosto è stato a Pescara, tempo così e così, poco mare, situazione città comunque tranquilla anche dal vostro osservatorio. Ma il Ferragosto è stato all'insegna diciamo, un po' dell'aspetto meteorologico più che altro. Come dire, preoccupazione di eventuale pioggia. In sostanza è andata bene, il mare è stato affollato, eh, ci sono state mh, diciamo, le attività tipiche del, del periodo. La psicosi da inquinamento ha giocato un ruolo sicuramente importante. Di questo insomma, che qualcuno si renda conto perché un'economia non può essere messa in crisi soltanto per una contrapposizione politica. Ripeto, massima. Eh, serietà e serenità nella tutela dei bagnanti e di coloro che vanno al mare ma quello che ho sentito in questi giorni che addirittura chi è al confine di Montesilvano ha avuto malori perché eh, per effetto dei, del depuratore di via Raiale, credo che siamo ormai a, a un clima da caccia alle streghe ripeto sempre nella assoluta responsabilità per la tutela della salute dei cittadini ma voglio ricordare: lo faccio adesso, ma lo farò anche in seguito. E in ogni altra occasione, le ordinanze che si emettono dai vari enti locali riguardano solo ed esclusivamente dei punti particolari sotto diciamo, la guida dell'ARTA. Così, come è avvenuto adesso per Fosso Pretara il 28-29 luglio, è avvenuto per via Balilla. Certo, puoi dire che il mare è tutt'uno, ma il mare è talmente grande che riesce anche a superare le diatripe dei, degli uomini. Lasciamo questa ampia pagina dedicata all'emergenza mare inquinato e cambiamo argomento. Parliamo della situazione delle carceri. Ieri mattina altri due detenuti hanno tentato il suicidio all'interno della casa circondariale di Castrogno a Teramo. Il sindacato SAP continua a lanciare allarmi sulla situazione delle carceri e sulle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria. È una lunga scia di suicidi quella che attraversa i bracci del carcere di Castrogno a Teramo. Ieri mattina altri due detenuti hanno tentato di togliersi la vita nel reparto femminile in quello protetti salvati dal pronto intervento del personale della polizia penitenziaria. Invece nulla avevano potuto gli agenti lo scorso 10 agosto quando nella notte si è tolto la vita Giovanni Grieco, il 41enne pescarese reo confesso dell'omicidio a coltellate lo scorso 6 maggio davanti al suo negozio di Giandomenico Orlando, titolare di una nota pasticceria del capoluogo Adriatico. Il gesto di Greco ha fatto salire a 14 la triste conta dei detenuti che non hanno resistito all'interno del carcere di Castronio decidendo di farla finita. Ma i dati delle morti in carcere in Italia e di coloro che hanno scelto di mettere fine alla propria vita sono davvero impressionanti. 873 detenuti dal 2000 ad oggi si sono suicidati tra i 2445 decessi complessivi. Dati che richiamano l'attenzione in maniera pressante sulle condizioni di vita nelle celle italiane. Proprio in questo ferragosto nella nostra regione, il partito radicale guidato da Marco Pannella è tornato all'interno degli istituti di pena, focalizzando la propria attenzione proprio sul carcere di Castrogno. Anche il SAP, il sindacato autonomo di polizia, da tempo sta lanciando grida d'allarme rispetto alle condizioni di lavoro e di vita nel carcere teramano. Secondo il sindacalista Giuseppe Pallini, il carcere di Castrogno non è più in grado di gestire così tanti circuiti detentivi. Alta sicurezza, detenuti comuni, tossicodipendenti, sex offenders, protetti e femminile. Tra l'altro, continua Pallini a Teramo, bisogna gestire anche i detenuti riottosi e psichiatrici. Il tutto, conclude il sindacalista, con una cronica carenza d'organico e con il personale che ha accumulato 12.000 ore di ferie arretrate. Ed ora alcune notizie di cronaca. Prosegue da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo l'azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel fine settimana di Ferragosto a Tortoreto. I militari della compagnia di Giulianova con l'ausilio delle unità cinofile hanno effettuato una serie di controlli mirati che hanno consentito di ehm, portare a termine 20 sequestri amministrativi di sostanze stupefacenti e complessivamente 15 grammi di cocaina, 15 di hashish, 5 di marijuana e 3 eh, spinelli. E ancora il pretesto era coltivare il suo piccolo fondo e eh, in particolare allevare conigli. In realtà lo scopera ben altro coltivare marijuana. A scoprire l'illecita attività di un 55enne di Castelvecchio-Subequo in provincia dell'Aquila sono stati i carabinieri della locale stazione. In particolare i militari dell'arma hanno recuperato 32 piante di marijuana dell'altezza media di oltre un metro e mezzo. E adesso parliamo di terremoto. L'Unione Europea ha chiesto la restituzione delle tasse e dei contributi sospesi dopo il terremoto del 2009 alle aziende aquilane e del cratere sismico. Coinvolte centinaia eh, di attività, che se le cose dovessero rimanere eh, così, rischiano di dover sborsare migliaia di euro. Le associazioni di categoria, ovviamente, sono sul piede di guerra. Una doccia fredda in piena estate. È la mala sorpresa che arriva dall'Unione Europea per decine di imprese aquilane, che nel giro di poche settimane potrebbero dover restituire migliaia di euro. Si tratta dei fondi recuperati dopo la sospensione di tasse e contributi a seguito del sisma, che le aziende potranno restituire in dieci anni con un abbattimento del 40%. A stabilirlo è una legge dello Stato, che però è sempre subordinata alle regole dettate da Bruxelles. Accade così? che per la Commissione europea non ne avevano diritto quelle ditte che non hanno avuto danni dal terremoto e pertanto queste dovranno o dimostrare di aver subito uno stop alla loro attività o dovranno rimborsare le somme indebitamente percepite al Paese. Questo è il problema che si ripete tutti gli anni e stranamente si ripete sempre a Ferragosto. Il, non è cambiato nulla, siamo sempre allo stesso discorso, cioè l'Unione europea chiede la restituzione delle tasse o la prova che, eh, che queste che agevolazioni sono state effettivamente eh, Necessari. Il discorso dell'onere della prova diventa difficilissimo, peraltro, non c'è più per le altre regioni che sono state colpite da calamità naturali, e questa, ovviamente, è un'ingiustizia sotto gli occhi di tutti. Per la legge italiana, infatti, le aziende non hanno l'obbligo di mantenere le scritture contabili per oltre 10 anni ed è praticamente impossibile, o quasi, individuare un eventuale indebito arricchimento. Insomma, oltre al danno la beffa per le aziende equilane, al fianco delle quali sono già scesi in campo sindacati, associazioni di categoria e regione, dalla quale attendono la stessa attenzione registrata nelle scorse settimane per Abruzzo Engineering e Sinfonica. Il grosso problema sono i burocrati di Stato, quelli che hanno mancato la comunicazione a suo tempo, sono i direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps e dell'Inail, ovviamente, che noi intenderemo chiamare ovviamente in causa. Credo che sia arrivato il momento di, di, di menare, come si dice dalle nostre parti. Cioè adesso basta con le mediazioni. Credo che Roma abbia esaurito tutti i suoi compiti. I tentativi li abbiamo fatti in sei anni, praticamente tutti. Adesso credo che vadano denunciati i responsabili di questa situazione. E credo, alla luce della nuova della riforma che c'è stata sulla pubblica amministrazione, sarà il caso di chiedere che queste persone vengano licenziate e che escano dalla pubblica amministrazione. Noi riteniamo che solo un'azione estremamente forte possa portare a qualche risultato, perché resto lo abbiamo provato sempre. E adesso torniamo a parlare in qualche modo di turismo e eh, andiamo a fare un bilancio del primo mese di collegamento eh, con la Croazia che eh, nonostante i numeri non siano da record resta comunque positivo. Ovviamente gli operatori sperano in un finale di stagione eh, esaltante mentre la situazione del porto commerciale di Pescara resta molto difficile. In collegamento con la Croazia, eh, numeri incoraggianti per eh, questa prima parte di stagione? Allora, non sono numeri pazzeschi perché logicamente quest'anno abbiamo un mezzo più piccolo e non imbarca auto. L'anno scorso abbiamo imbarcato camper, auto, bus, quindi erano numeri eh, insomma considerevoli. Quest'anno i numeri sono scesi. Anche perché eh, il mezzo va direttamente eh, nei porti di Kvar, eh, di Vellaluca e, e praticamente di Starigrad. E, adesso eh, è, il, la, è aumentato il traffico rispetto ai primi giorni perché si è diffusa la notizia: è comodo in quanto il, il catamarano imbarca passeggeri che vanno direttamente sui piccoli porti, quindi si fa la vacanza tranquilla, il passeggero non imbarca auto, lascia le auto qui nel Marina di Pescara: c'è cioè un comodo parcheggio a pagamento. Quindi fondamentalmente ci sono anche queste comodità. Leardi, noi ci eravamo visti e sentiti mesi fa quando qui al porto commerciale di Pescara le cose non andavano granché bene. Cosa è cambiato rispetto a qualche mese fa? Se è cambiato qualcosa al di là del collegamento con la Croazia? Ecco, siamo rimasti allo stesso punto, anzi forse anche un po'. le cose non sono cambiate purtroppo, infatti il mezzo che abbiamo è anche un mezzo piccolo proprio perché... Eh, non abbiamo possibilità di far ormeggiare mezzi più grandi quali traghetti, quali mezzi insomma, che ormai sono più consoni a un traffico mh, con, con la Croazia, con, con altre insomma, nazioni. Purtroppo quello che abbiamo, il porto può permettere soltanto l'ingresso di questi piccoli mezzi. Inizia domani pomeriggio la 35 edizione della Tendopoli di San Gabriele della Dolorata, anche quest'anno organizzata da Padre Francesco Cordeschi, ha come tema principale la famiglia. Domani tradizionale salute e benedizione del vescovo di Teramo e altri, Monsignor Michele Seccia, Alfredo Giovannozzi. Inizia domani pomeriggio al santuario di San Gabriele dell'Addolorata la 35esima tendopoli con il tradizionale saluto di Monsignor Michele Seccia, vescovo della diocesi di Teramo ed Atri, del padre provinciale dei Passionisti, Luigi Caminetti, e del rettore del santuario di Isola del Gran Sasso, padre Natale Panetta. La Tendopoli, che da 19 anni ha varcato i confini del Venezuela e da 6 quelli della Colombia, affronterà quest'anno il tema della famiglia sintetizzato nello slogan La famiglia tenda di Dio, che porterà i ragazzi a riflettere sulla bellezza e il valore della coppia e sui pericoli che la minacciano. Ai giovani che verranno. La Tendopoli vuole offrire strumenti adatti per essere persone in una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dalla grande offerta dei beni di consumo. I giovani si prepareranno quindi, dopo il Tend Fest animato dal gruppo For Jesus, ad accogliere in serata la fiaccola della speranza, benedetta lo scorso anno da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. La fiaccola, portata in staffetta da un gruppo di podisti di Montorio Alvomano, è partita quest'anno da Loreto, dove è stata benedetta all'interno del santuario della Santa Casa. Dalla piazza della Basilica i podisti si sono mossi di corsa verso Monte Lupone, dove la fiaccola è stata accolta nella piazza del municipio dal vice sindaco Alberto Muccichini e di lì verso il santuario dei Padri Passionisti. Ad accoglierla una delegazione guidata dal sindaco di Morrovalle, Stefano Montemarani. La fiaccola che si è fermata a Montorio Alvomano nella collegiata di San Rocco ripartirà domani sera alla volta del santuario dove verrà accolta nel piazzale dello stesso, oltre che dai ragazzi della Tendopoli, anche dai sindaci di Isola del Gran Sasso Roberto Di Marco e di Colledara Manuele Tiberi. Sabato 22 agosto la Tendopoli chiuderà con la festa dei giovani e la tradizionale marcia a piedi da Isola San Gabriele. Alle 11 è prevista la messa presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli e poi, come tradizione vuole, la foto ricordo davanti al vecchio santuario. Ed ora passiamo alla pagina dello sport con il calcio e la Team Cup in primo piano. Brutta prestazione del Pescara nonostante un primo tempo di buona fattura. Eh, il Pescara che ha perso 4 a 1 contro il Torino. Eh, decisivi alcuni errori commessi in difesa dalla formazione di Oddo. Comunque, da oggi si torna a guardare al mercato anche per regalare nuove pedine al tecnico eh, biancazzurro. Andiamo a vedere insieme il servizio. Sarà Derby della Mole nel quarto turno di Coppa Italia Team. Questo è l'esito della sfida fra Torino e Pescara, giocata ieri sera con la vittoria dei Granati in rimonta rispetto al Delfino Bello solo nel primo tempo. Ai Biancazzurri non è riuscita l'impresa che due anni fa mise a segno il Pescara di Pasquale Marino, ma la strada sembra quella buona, almeno per quanto visto, per 45 minuti. Si comincia l'Olimpico dinanzi a 12.000 spettatori con buona rappresentanza Biancazzurra. Il Pescara gioca con il consueto 4-3-1-2. A sorpresa c'è in campo Valoti, anche se non al meglio, con Rossi sulla corsia esterna sinistra di difesa. La squadra è di fatto quella vittoriosa con il Sud Tirola, lo stadio adriatico. L'avvio di marca Biancazzurra, al terzo Caprari con una conclusione a giro su punizione dai 20 metri, mette la palla sull'esterno della rete. I ragazzi di Massimo Oddo dimostrano di avere le idee chiare con i granati che all'inizio fanno fatica a proporre gioco e così il delfino a fare la partita. Il vantaggio di Fornasier al 17 è una logica conseguenza con la rete del difensore di testa dopo la deviazione fortuita del portiere Granata sugli sviluppi del primo calcio d'angolo tirato dal Pescara. Il Torino sotto shock si vede solo al ventesimo quando Baselli crossa in area, costringendo Zuparic e compagni ad una affannosa respinta. Ancora Pescara al ventitreesimo con Gianluca Lapadula che recupera palla a centrocampo dopo un errore dei difensori Granata e prova la conclusione dalla distanza trovando una deviazione in calcio d'angolo. Al 27esimo la difesa bianca però si addormenta non facendo scattare il fuorigioco e Quagliarella è bravo a pescare tutto solo in area abruzzese l'ex Atalantino Baselli che a due passi da Fiorillo non sbaglia per il gol dell'1-1. Al 33 c'è il sorpasso Granata con acqua che dopo un rimpallo fortunoso mette la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Gli ospiti cercano di reagire ma al 38 Mattia Valotti, sceso in campo in condizioni precarie, non ce la fa e deve uscire lasciando il posto a Ransford nella ripresa al settimo si rivede la squadra di Ventura con Quagliarella che chiama ancora l'estremo Biancazzurro ad un intervento non facile. Ile Pescara di Oddo prova a spingere ma rispetto al primo tempo nella metà campo Granata ci sono meno spazi. Gli episodi sono tutti per il Torino che al ventitresimo così trova dopo un altro rimpallo favorevole ma anche una disattenzione della retroguardia abruzzese la rete del 3-1 griffata da Maxi Lopez. Gara finita con la qualificazione dei piemontesi praticamente in ghiaccio. I padroni di casa galvanizzati continuano ad attaccare, dopo metà ripresa c'è l'ingresso in campo di Vittorio Esposito al posto di Lapadula, autore di una buona gara. Per l'ex giocatore del Chieti è però una serata sfortunata perché la sua partita dura una manciata di minuti prima di un infortunio alla spalla che costringe i Biancazzurri a chiudere in 10 per l'uscita dal campo del giocatore di origine Molisana dopo le tre sostituzioni effettuate. Prima dell'infortunio di Esposito c'è il tempo per vedere al ventottesimo il poker di prepotenza del nuovo entrato Martinez che fissa il punteggio sul 4-1. Nel recupero c'è il palo colpito dall'onipresente Quagliarella prima del triplice fischio finale di Massa d'Imperia. Il Pescara saluta la Coppa e da oggi torna a concentrarsi sul mercato per accaparrarsi un attaccante ed un difensore che alla luce di quanto visto ieri sera all'Olimpico sembra più che mai necessario. Salamon resta il sogno per la difesa. Boaci per il reparto avanzato, tante le cessioni in programma da parte della società adriatica. Nonostante la sconfitta Massimo Oddo si è detto soddisfatto dalla prestazione dei suoi contro una formazione di Serie A, allora scendiamo negli spogliatoi e andiamo ad ascoltare proprio il tecnico del Delfino. Sì, vabbè, quello che avevo chiesto era di avere coraggio, di giocare a viso aperto perché deve essere la nostra mentalità. Abbiamo cercato di andare a prendere altri, siamo partiti direi molto bene, abbiamo fatto secondo me un, un ottimo primo tempo se consideriamo che davanti avevamo una squadra di serie A, quindi ovviamente a volte siamo riusciti, a volte loro non sono bravi a girare il campo, però di concetto pensavo fosse più opportuno andare a prendere alti che bassi, perché se stai basso loro sono bravi nel palleggio e quindi fai più fatica. Non, non, non può essere al massimo, questo è inevitabile, è appena la seconda gara ufficiale, è appena la seconda gara che qualcuno fa per 90 minuti, quindi, ma vale per il Pescara come vale per il Torino e tutte le altre squadre. quindi e bisogna prenderla un po' col beneficio di inventario, eh, però sì, io sono, sono contento perché ho visto cose positive, alcune un po' meno, c'è sicuramente da, da lavorare ma questo è normale. Vabbè, ma il Torino è un'ottima squadra, ha tanta qualità, eh, diciamo che noi non siamo neanche molto fisici, eh, al contrario del Torino e quindi tante volte abbiamo anche un po' sofferto la fisicità. Dal calcio giocato a quello che si disputa nelle aule di giustizia in questa estate, parliamo in particolare del processo sportivo per la presunta combine della partita Savona Teramo, dovrebbe essere nota, resa nota mercoledì la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Federale per, come detto, la vicenda della partita che valsa la promozione in Serie B per il Teramo. Dopo le richieste della Procura, cioè retrocessione in Serie D e una penalizzazione di 20 punti, torna a parlare l'avvocato del Teramo, Edoardo Chiacchio, che andiamo ad ascoltare. Come ci si deve approcciare a questo primo grado di giudizio? Ma con la tranquillità e la serenità eh, di aver dimostrato che eh, il Presidente Capitelli ehm, non può essere neppure lontanamente considerato il soggetto esposto nella requisitoria del eh, sostituto procuratore federale, quindi siamo sanguini, sereni di aver fatto tutto il possibile e di aver dimostrato senza un di dubbio che le accuse sono infondate. Avvocato, uno dei punti forti dell'accusa era quella fascia oraria che andava da mezzogiorno diciamo, a luna del pomeriggio, dove i dirigenti hanno detto che il presidente Campitelli era andato in camera a riposare invece. Per l'accusa era andato a saldare il conto della partita venduta. Voi eh, c'è una prova che avete portato e che non è poi venuta fuori in maniera così eclatante: si parla di una ricevuta di un pagamento con carta di credito del Presidente. Eh, sì, ma questa era, era un qualcosa che non era neppure necessario provare, eh, ma non è quello che lei ha riferito, in effetti. È solo una parte della, della verità storica. Il discorso è questo: il, il direttore sportivo del Teramo era in quel luogo in un appuntamento per altri motivi, peraltro come ha dimostrato l'avvocato Libero da Medio, era in quel luogo dalle ore 10.58 e noi. Penso di che abbiamo dimostrato che fino alle ore 12 con due testimonianze, ma ce ne sono altre sette testimonianze eh, prodotte con le indagini difensive, il presidente era in eh, hotel con la squadra. Che cosa si aspetta dal, dal primo grado? Che tipo di condanna? No, ma io le aspetto il proscioglimento di Gambitelli, poi il resto non è, è, è conseguenza di questo proscioglimento. Se le cose non dovessero andare così, quante possibilità nel secondo grado ci saranno per conservare la Serie B? Ma io non ci, a questo non penso proprio. Chi dimostra con prove provate di non aver commesso il fatto deve essere lo sciolto e con il proscioglimento di Gambitelli non può che essere eh, riconosciuta la Serie B al Teramo. E nei prossimi giorni si conoscerà anche l'esito del processo sportivo di primo grado nell'ambito dell'inchiesta Dirti Soccer sul calcio scommesse che coinvolge eh, l'Aquila. In questa prima fase eh, la società... Rosso Blu dovrà rispondere di responsabilità oggettiva di una sola partita ma nel mirino della, degli inquirenti ci sono altri sei match e i punti di penalizzazione all'inizio della prossima stagione potrebbero essere molti di più rispetto a quanto richiesto dal procuratore federale Stefano Palazzi Sofferenza e ansia ancora prima di iniziare la stagione sensazioni contrastanti in casa dell'Aquila in attesa di conoscere probabilmente tra mercoledì e giovedì la decisione nel processo sportivo seguito all'inchiesta Dirty Soccer è solo un primo passo in un difficile cammino che non consente di guardare all'inizio del campionato con la tranquillità necessaria per affrontare un'annata che si preannuncia decisamente in salita. In questa prima fase la richiesta della Procura federale è di un punto di penalizzazione e 25.000 euro di ammenda. Relativamente alla gara Pita Torres, che, secondo l'accusa, sarebbe stata aggiustata tra gli altri dall'ex direttore tecnico rossoblù Ercole Di Nicola. La lista però potrebbe allungarsi, qualora tutti i filoni emersi dall'inchiesta della Procura di Catanzaro venissero riuniti. In quel caso, l'Aquila potrebbe dover rispondere di altre sei partite: le due con il Sant'Arcangelo, Savona, Tutto Cuoio, Pistoiese e Grosseto. Se la Procura federale dovesse riconoscere ancora una volta la responsabilità oggettiva del sodalizio Aquilano, pertanto la penalizzazione potrebbe essere ancora più pesante e l'11 Aquilano rischia di dover partire con un handicap ancora più difficile da recuperare. Siamo in apprensione, da un lato, perché comunque il giudizio è la prima volta che ci abbiamo di, di incappare in una questione del genere e sicuramente non abbiamo l'esperienza. Eh, ci rimettiamo al lavoro che hanno svolto con molta puntualità i nostri avvocati e eh, siamo comunque fiduciosi di poter dimostrare in tutte le nostre sedi opportune che ci verranno, eh, in cui avremo la possibilità di farlo, la nostra estranità ai fatti. Eh, lo sappiamo benissimo che mh, da quando le cronache hanno, sono state riempite da, dai fatti che contestano il nostro ex collaboratore. E così come a tante altre persone sapevamo benissimo che la, la stagione che era alle porte e che ormai è iniziata sarebbe stata complicata ma non per questo dobbiamo, eh, dobbiamo essere sconfitti e battuti in partenza C'è più ansia o determinazione in vista della prossima stagione? Credo determinazione Determinazione, perché le difficoltà all'Aquila le abbiamo sempre avute storicamente io sono qui da prima del terremoto quindi l'ho vissuto de... Le ho vissute diverse. Abbiamo avuto stagioni saltanti, anche alcune meno. È un po' il ciclo del, dello sport e del calcio, anche questo. Non si può sempre essere in vetta. Quest'anno è una stagione sicuramente in cui cambieranno un pochino gli obiettivi, ma altrettanto non, non è detto che non ci si possa divertire. Chiudiamo con una notizia di ciclismo. Stefano Fatone e Andrea Tarolla sono i vincitori della trentunesima edizione della cronoscalata di Civitella nella categoria riservata. Alle bici su strada eh, si è imposto Stefano Fatone di Milano con il tempo di eh, 7 ore e 45 minuti e 6 secondi, mentre nella categoria mountain bike ha vinto Andrea Tarolla di Formia che ha realizzato un tempo di 8 ore 46 minuti e 39 secondi. La gara eh, che, ha, eh, che come tradizione si è svolta su un percorso eh, di 4 km con partenza da Villetta Barrea e arrivo a Civitella Alfedena. È tutto per questa prima edizione del TG6, prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.